Sfregiato si accorgerà che gli animali di Farthing non hanno perso il loro coraggio. Attenzione! Sfregiato sta per attaccarci! Niente panico! Niente panico! Sfregiato ci ucciderà tutti! Niente panico! Che cos'ha la mamma? È in preda al panico, è in preda al panico! Allora va bene, è tutto normale. Volete smetterla di agitarvi a vuoto e ascoltarmi un momento? Volpe vuole assicurarsi che siate tutti al riparo. Ma attenti, perché Sfregiato cercherà nei posti dove vi nascondete di solito e vi stanerà. Oh, come non detto! Fate quello che volete! Ah, Nibbio! È un po' che non ci si vede. Sfregiato e la sua banda si stanno preparando ad attaccarci. Ci riuniamo tutti alla tana di volpe. Ehi, amico! Nibbio ha forse detto che ci sarà un altro attacco. Sfregiato si sta preparando! Tutti alla tana di volpe! Sfregiato sta per attaccarci! Sbrigatevi! Gondola, dove sei? Dove sei finito? Aiuto, aiuto! Chiudi quella boccaccia, brutto mostro! Oh, donnola! Allora ti importa ancora di me dopo tutto? Insomma, la vuoi smettere? Oh! Sfregiato sta per attaccare il territorio di Farthing! Riesco a sentirti, ma purtroppo non a vederti. Oh. Anzi, per la verità, adesso non vedo niente. Tu vedi qualcosa, mamma? Proprio niente. Sfregiato sta per attaccare il territorio di Farthing! Riunione generale alla tana di volpe! La tana di volpe? Ma è lontanissima da qui! Non molto se vi trasporto io. Lo ricacceremo indietro, non preoccuparti, volpe. Non dovete mettervi strane idee in testa. Sfregiato potrebbe eliminarvi tutti in pochi minuti. Avete una sola speranza. E sono io. Ma forse neanche io sono in grado di sconfiggere un intero branco di volpi blu. Comunque, vi prometto una cosa. Sono pronto a difendervi fino in fondo. Qualcuno dovrebbe fare la guardia dalla cima dei pini. Va tu, Nibbio. State attenti! Oh. Adesso mi sento veramente come un animale di Farthing. Ben detto, mamma! Che strano! Sfregiato attacca con la luce del giorno. Pensavo che avrebbe aspettato la notte. Forse ha saputo da qualcuno che stiamo tutti allerta. Che cosa intendi dire? Magari ha saputo che Delizia è sempre di guardia di giorno. Oh, questo non è leale! Socievole, ora basta. Cerchiamo di non litigare tra di noi. Lei e Ranger sono l'anello debole, padre. Probabilmente ha già detto tutto a Sfregiato. Ti ho detto basta. Mettetevi tutti al riparo. Se ci fosse anche Audace con noi. Se il desiderio potesse davvero comandare al pensiero e il pensiero potesse muovere all'azione, allora Audace sarebbe ancora qui con noi. Il lungo viaggio di ritorno di Audace e Bisbiglio aveva preteso un gravoso pedaggio. Audace non era più il forte cucciolo di un tempo. Audace! Audace! Adesso dobbiamo andare. Ora credo di sentire qualcosa. Qui non c'è niente. Si stanno avvicinando.
Questa è una vecchia tana e non la usa più nessuno. Mi sembrano i volti. Non riesco proprio a capire dove siano andati a finire tutti quanti. Qualcuno deve averli avvisati. Muoviamoci, avanti. Stanno arrivando, stanno arrivando! Stanno arrivando! È tutto molto eccitante, vero? Non lo trovi eccitante, caro? Falla tacere! Dov'è mio figlio? Dov'è il Ranger? Perché rimani così indietro, Ranger? Forse dopo tutto è vero che in fondo sei un gran vigliacco. Non amo molto mettermi in evidenza, padre. Tutto qui. Ma tu sei mio figlio. Vieni qui davanti. Non devi essere troppo modesto, ragazzo. D'ora in poi procederai al mio fianco. In cammino! Sono qui! Sono qui! Non fate alcun rumore. Non può sapere che siamo tutti qui. Mi raccomando. Valgono poco le promesse del tuo prezioso Ranger, ragazza mia. Che intendi dire? L'ho visto proprio qui fuori con suo padre. Oh no, ma non ha intenzione di combattere. Combatterà. Ricordati che il sangue non è acqua. C'è nessuno. Delizia, sei qui dentro. Permettimi di parlare con lui. Vedrai che mi ascolterà. Hai deciso di farci eliminare tutti. Ti prego, rispondimi. Delizia. Torna subito qui.